la presenza degli alpini in città ha messo un tono di allegria in tutta la città, in tutta la gente che partecipa alla festa e che assiste con ammirazione alle iniziative. E anche il Vescovo di Milano, che sono io, si sente commosso da tanta presenza, da tanta gioia e soprattutto riconoscente per tutto il bene che gli alpini continuano a fare in tanti posti del mondo, ma qui nella diocesi di Milano con vera esemplare dedizione. Sono stato così commosso che mi è venuto di esprimere l'augurio, l'apprezzamento per i valori degli alpini con una poesia, forse una poesia un po' troppo, ecco, comunque con una specie di rima baciata in cui ho cercato di riassumere quello che io ammiro negli alpini. Allora vi leggo questa poesia di altissimo valore poetico e non so, ecco, se poi voi l'apprezzerete, i vostri canti, la vostra poesia è un po' meglio di questa. Comunque la mia poesia consiste in questo, ecco. L'impresa produce l'intesa, cioè è avendo uno scopo comune che si ha spirito di corpo. L'impresa produce l'intesa, quindi voi dovete stare uniti perché avete uno scopo unico che vi attira, che vi fa esprimere le vostre energie. Ecco, l'impresa produce l'intesa. E poi il secondo verso di questa poesia così sublime è questa: la cima chiede disciplina, cioè per raggiungere uno scopo, la cima delle nostre montagne che voi conoscete e visitate, richiede però disciplina, richiede un ordine della vita, richiede una capacità di concentrazione e di sacrificio. La cima chiede disciplina. E il terzo e ultimo verso di questa poesia sublime è questa: onorati di essere convocati. Ecco, questo mi colpisce gli alpini, che quando c'è un'emergenza, quando c'è anche una festa, si sentono non costretti a fare delle cose, ma onorati di essere convocati. Con queste parole un po' banali, però voglio esprimere la mia ammirazione, il mio benvenuto a Milano e il mio augurio a tutti voi.